blagoslovljen da si oče gospodaru neba i zemlje. Benedetto tu, Signore, padrone del cielo e della terra, perché ha rivelato i misteri del cielo ai piccoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzi uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. Ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa 7 volte al giorno contro di te, e 7 volte ritornerà a te dicendo: sono pentito, tu gli perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se avessi fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Parola del Signore. Nije moguće da ne dođu sablazni. Non è possibile che non vengano gli scandali. Però guai a colui a causa del quale vengono. Scandalizzare uno di questi piccoli. Sve su to riječi koje evo još odzvanjaju. Sono tutte parole che ancora fisicamente si sentono, risuonano dopo questo Evangelo. Questi giorni, quando finisce l'anno di misericordia, la Chiesa ci sveglia con i messaggi di Gesù dell'ultimo giudizio, del discernimento. Si parla dell'inferno dalla parte oscura dell'eternità e paradiso nella luce eterna come ricompensa per quelli testimoniano nella propria vita l'amore e la fede verso Dio e il prossimo. Davanti a ogni uomo, come nella storia dell'umanità, nella salvezza, qua ovunque, oppure ovunque nel mondo, si mette la scelta, possibilità di scegliere, scegliere Cristo, Re dei secoli, oppure anticristo, assassino che mente dall'inizio. Al fedele, razionale, è dura parola che apre il cuore e capisce che la fede è quel tessuto fino che tengono però la fedeltà e l'umiltà. Nello spirito di questa umiltà bisogna anche sentire quello che anche stasera Evangelo ci dice attraverso San Luca e arriva fino a noi, quello che Gesù dice sui scandali per i piccoli. Scandalizzare vuol dire provocare la caduta, essere la causa della caduta di qualcuno. Da questo testo evangelico nascono molte domande spiacenti, spiacevoli, e forse spesso vorremmo scappare da quello che viene da questa lettura. Davanti a questa parola così forte di Gesù non si può scappare, ma quanto ci sia difficile cercare la medicina, la cura,
nel nostro dubbio spirituale, qualche volta bisogna nuotare nell'acqua fredda e vedere la propria coscienza. Sono io uno di quelli che Gesù minaccia con una macina da mulino gettato nel mare? Sono forse io? Nella vita non sono mai posto questa domanda. Pure questa è la prima volta che penso sui scandali. Per ogni essere umano non ci sono tanti scandali per scegliere nella vita, nelle decisioni quotidiane che gli altri guardano, osservano e su questi imparano e spesso li seguono. Sono forse anch'io che faccio parte di questi figli di questo mondo, anche se questi di questo mondo siano i più vicini, i nostri prossimi familiari, e loro sono veramente quelli che portano il peccato e che sono scandalo agli altri e mandano tutti, anche i piccoli, nello scandalo, nella perdizione. Sono sicuro che tanti di questi pensieri vengono ai nostri pensieri quando sentiamo questa parola di Santo Evangelo. Quanto è sensibile questo lato di vivere. Spesso forse la testa ci diventa pesante per i dubbi. Cosa facciamo? Che tracce lasciamo dietro di noi? Scandalo. Qualche volta ci copre con le pietre della tomba, della infedeltà e della depressione. Qualche volta anche in incredulanza cerchiamo con gli altri che non ci sono per poter calmare la propria coscienza o comprire il nostro proprio scandalo che abbiamo e che altri vedono. Non bisogna andare lontano, nemmeno allontanare dalla propria casa, qualche volta nemmeno uscire dalla porta della casa, che qualcuno dei piccoli viene scandalizzato dalle parole nostre. I piccoli. I piccoli di solito sono quelli anche che sono grandi, che sembrano e forti, e hanno un peso specifico, e alla misura che solo Dio conosce. E niente di fuori la può scoprire. Ancora più chiaro, scandalo secondo la lingua greca è una trappola. Prima di tutto è l'uomo. Izvana katolik, a zapravo bezvjerac, ateist iznutra, što više pogani. Sablazan je taj izvanjski čovjek koji mladima priča ludosti, bezbožnim savjetima truje dušu i pretače često otrov u njihov duhovni i moralni krvotok. Sablazan je dijete koje uz prešutnost ili odobravanje roditelja i starijih psuje, laže, krade, huli, proklinje. Kao da ne čujemo to. Sablazan su godine života kao u braku, a bez braka i sakramenata, i to kao roditelj i bližnji, vidim, gledam, podržavam i svojom šutnjom potičem. Sablazan može biti duhovno sekretar. Skandalo può essere anche invenzione di qualche cosa, dello stato dell'anima degli altri. Non per aiutarlo, ma può darsi prendere vantaggio di lui, usare la fiducia che lui aveva in me. Possiamo così parlare fino all'infinito. Abbiamo sentito delle parole di San Paolo a Tito. Cosa fare a quelli veri, quelli di Cristo, noi stessi? Dio il peccato l'ha visto, l'ha sentito. Tante offese ha perdonato, tante nostre offese di ognuno di noi, ma non si è mai stancato a perdonare, né chiamare alla conversione. Dio non si stancherà mai nella misericordia e ci ripete sempre che ci ama, che vuole dividere la vita con noi, dice Papa Francesco, proclamando questo anno di misericordia.
scandalo ci seguirà come ombra anche quando sembra che non c'è in noi o intorno a noi. È naturale che possiamo pensare di essere anche vittime di scandalo, però beati gli occhi che sono puliti e cuori che sono puri. In ogni caso, finché si cammina in questo mondo ci seguirà scandalo che porterà anche la cadute, e forse ci sentiremo di più le pesante le cadute dei prossimi che saranno fatte per i nostri scandali che quelli di noi stessi. Però in tutto un fatto gioioso è che esiste anche una medicina per questa ferita. Questa erba cresce molto, da anni, da decenni che cresce e fiorisce questa erba. L'hanno scoperto molti e porta tanta medicina, tanta guarigione, specialmente in quest'anno di misericordia. L'amore di Gesù Cristo, grande come un fiume, nel sacramento della riconciliazione. Pace, 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 pace tra gli uomini e uomini, pace tra gli uomini e Dio. Così viene. Per poter evitare agli altri essere scandalo, ogni giorno bisogna trovare e cercare la forza nella bontà del cuore. E qua sentiamo, ascoltiamo come la sorgente più forte e più grande è la Santa Messa, con cuore pulito, rinforzati con il corpo di Cristo, guarderemo la vita in modo diverso. Con digiuno, preghiera, cambieremo ogni giorno in meglio e saremo benevoli. Non saremo posto del scandalo, né per noi né per gli altri, ma la guida verso la grazia. E per questo in questo tempo, quando ci passa l'anno di misericordia, lasciamo la domanda aperta. Noi, a noi stessi o agli altri, siamo ancora di scandalo? Viviamo un senso che noi siamo buoni, che siamo troppo buoni e non bisogna cambiare niente, eppure non lo siamo. Così dobbiamo essere buoni, migliori, meglio ogni giorno. Prendiamo esempio di San Francesco, che nella umiltà e nella semplicità distrugge tutte le fortezze del peccato. Lui semplice ed umile, piccolo. E a posto di scandalo siamo sempre di più uni e gli altri benedizione. Papa Francesco parla della madre di misericordia, Madonna, e prega che il suo sguardo benevole ci segua, così che possiamo di nuovo scoprire la gioia della gentilezza di Dio. Tutti noi riuniti qua chiediamo alla Madonna di aiutarci a entrare nella profondità della misericordia di Dio e sentire questa misericordia. Amen.